Trieste. Sono andato un pochettino in ritardo per questo post partita. Ovviamente non dipendeva da me. Volevo cercare di arrivare a parlare con tutte le informazioni chiare e quindi ho cercato di attendere anche il triplice fischio di Roma Spezia, che si è conclusa con il risultato di 2-1 con un rigore al 91esimo segnato da Paulo Dybala. Fa ragionare, fa riflettere, non so, una firma del destino che proprio il giocatore che la Juventus l'anno scorso saluta, poi è quello che ti condanna a giocare la Conference League. Poi ora ovviamente vedremo che cosa accadrà lato processo UEFA, perché poi se decidono di toglierti le coppe UEFA, anche la Conference League è una coppa UEFA e quindi potresti non andare a giocare nemmeno quella. Quindi adesso aspettiamoci, vediamo cosa succede lì e che cosa succede ovviamente sul fronte allenatore, perché da questo momento in poi ogni momento è buono per capire effettivamente cosa accadrà in panchina. Io non ho idea se ci sono state dichiarazioni, qualcosa. So soltanto che nel pre-partita si parlava di Manna come promozione interna per il ruolo di dirigente sportivo, mentre si aspetta che possa liberarsi Giuntoli. Non c'è la certezza che questo possa accadere. Per il momento si mette Manna, dovrebbe essere semplicemente una posizione momentanea e vedremo se poi arriverà Giuntoli, che comunque stasera ha concluso anche lui la sua stagione, dato che è stato premiato da campione d'Italia con il Napoli che ha costruito. Vi dico la verità, gli ultimi 15 minuti di Juventus non li ho visti, ma non perché non li volevo vedere, ma semplicemente perché ho messo su la diretta gol, dove c'erano un po' tutte le partite per cercare di concentrarmi anche sugli altri campi, in particolar modo su quello di Roma, perché l'Atalanta con il Monza era già andata troppo in là. Mi pare che sia finita 5-2, dovrebbe essere stata una roba di questo tipo, quindi non c'era minimamente più speranza da quel punto di vista lì. Perché? Perché la Juventus questa sera si giocava anche una minima possibilità di andare in Europa League. Poi ovvio che non sarebbe stata definitiva per il discorso che facevamo prima, per appunto una volontà da parte della UEFA magari poi di punire la Juventus e di escludere per una, due stagioni, non so, non si sa niente in questo momento, c'è ancora questo senso di forte incertezza. Però la Juventus la possibilità di andare a giocare l'Europa League sul campo ce l'aveva. Ora, la Juventus con i 10 punti di penalizzazione sarebbe a quota 72, ovviamente senza i 10 punti di penalizzazione sarebbe a quota 72, quindi pari all'Inter dietro la Lazio di 2 punti, 2 punti sopra il Milan, e quindi la Juventus sarebbe arrivata comunque all'interno della Champions. Pesano, se vogliamo, più che i 10 punti di penalizzazione per il discorso relativo all'Europa League, i 2 punti di Juventus Salernitana che non sono stati assegnati. Siamo stati per tanti mesi a ripeterci, no, questa frase: se poi alla fine dell'anno questi 2 punti saranno determinanti per una posizione in classifica. Beh, in questo momento lo sono, anche se nemmeno potevamo immaginare che la Juventus avrebbe avuto dei problemi più grossi dal punto di vista di punti, quindi una penalizzazione più grande rispetto ai 2 punti che non sono stati assegnati in quella partita lì. E ovviamente a me fa semplicemente arrabbiare il fatto che ci siano state tante partite che abbiamo buttato via, come quella di Empoli, no? Mi viene in mente la partita di Empoli o la partita col Milan in casa una settimana fa. Sono state tutte partite che la Juventus poteva cercare semplicemente di portare a casa in maniera un po' più tranquilla, senza dover poi dipendere dagli altri l'ultimo giorno di campionato. Certo, sempre va sottolineato, con penalizzazione che in realtà ti avrebbe permesso di arrivare all'interno delle prime quattro e al terzo posto in classifica, condiviso insieme all'Inter a pari punti. Ora, per la partita, è un po' difficile anche parlare di questa partita perché, ripeto, gli ultimi 15 minuti non li ho visti, ora me li andrò a recuperare perché per dovere di cronaca lo dovrò fare per fare le pagelle, quindi sicuramente questa cosa la farò. Il primo tempo non mi è piaciuto tanto, c'è stata una traversa di Bonucci, c'è stato un buon dialogo tra Chiesa e Milik, con Chiesa che tira, trova una deviazione, va in calcio d'angolo. Chiesa ha crossato veramente tanto, la Juventus come al solito è pericolosa quando i giocatori dall'esterno crossano, quando i giocatori dal calcio d'angolo mettono dei palloni in the box. Queste sono un po' le linee guida della Juventus 2022-2023. Siamo partiti così, abbiamo finito così, ora la stagione è terminata e quindi iniziano un po' anche le illazioni, perché comunque il tifoso non può essere contento e soddisfatto di quella che è stata questa stagione qua.
quindi per forza di cose già proiettato alla prossima stagione sportiva, che tra l'altro si giocherà con questa maglietta addosso, che secondo me è molto bella. Ovviamente anche quest'anno non ci sarà lo scudetto, però poi l'anno prossimo si potrà cercare di conquistare sul campo. La speranza è sempre l'ultima a morire, dipenderà dalle cessioni, dagli acquisti, se si confermerà l'allenatore, se si cambierà l'allenatore, dipenderà da una marea di roba. Però poi nel secondo tempo ci sono state un paio di azioni fatte palla a terra, dove si è riuscito ad andare a liberare Rabiot al tiro con la palla che di destro finisce fuori dallo specchio della porta, perché Rabiot il destro lo usa malapena a scendere dal letto la mattina o per salire sull'autobus a quanto pare, e poi il gol di Chiesa, che è nato da un'altra bella azione palla a terra dalla Juventus, e quando la Juventus è riuscita a sviluppare quelle due volte palla a terra senza bisogno di lanciare, senza bisogno di alzare, senza bisogno di calciare lunghissimo, ecco, poi è riuscita a rendersi pericolosa. E io credo che questo sia anche una sorta di linea guida per quella che è stata questa stagione, e per quello che poteva essere più che altro questa stagione qua. Aumentano i rimpianti, secondo me, perché si poteva fare decisamente meglio e perché questi giocatori potevano fare decisamente meglio se ovviamente indirizzati verso un altro tipo di proposta. La Juventus questa sera a tratti addirittura è andata a pressare alto, ha cercato di andare nella metà campo degli avversari, poi è ovvio che la Juventus aumenta un certo punto i giri del motore inserendo Di Maria, giocando 3-4-3, 10 minuti di spinta, si trova il gol, si tolgono Chiesa e Milik, si inserisce un centrocampista, si torna al 3-5-2, sono quelle solite cose, no? Il solito modo di gestire, amministrare la partita da parte di Massimiliano Allegri, uno che nasce tondo, non muore quadrato, sono riuscito a non dire quadrado, che vedremo se sarà l'ultima partita con la maglia della Juventus, perché comunque questa sera tre giocatori sicuramente li salutiamo, Di Maria, Rabiot e Paredes, è stata la loro ultima apparizione con la maglia bianconera, anche se stasera purtroppo non c'era la maglia bianconera, bensì la maglia rosa, la terza maglia di quest'anno. E quindi niente, la Juventus si classifica settima, al settimo posto la Juventus in questo campionato di Serie A causa penalizzazione, con 62 punti termina l'annata, con i 10 in più va a migliorare di soltanto 3 punti quello che è stato il bottino dell'anno scorso. Dal punto di vista delle reti, mi pare che l'anno scorso siano state segnate 57 reti e subite 37, quindi si peggiora dal punto di vista offensivo di una rete, si migliora dal punto di vista difensivo di 4 reti, si migliora di 2 punti per quanto riguarda la raccolta, saremmo arrivati al terzo posto piuttosto che al quarto. Sì, è ovvio che sicuramente l'impatto emotivo di questa penalizzazione è andata un po' a toccare la Juve, però è anche bene ricordare che nella prima parte di stagione, quando la penalizzazione non c'era stata, la Juventus aveva attraversato momenti di difficoltà, e a maggior ragione secondo me è giusto ricordare che la Juventus inizia davvero un momento di crisi profonda quando quei 15 punti vengono riassegnati a un certo punto dell'anno. In quel momento lì invece bisogna continuare a spingere ancora di più, perché sì, te li aveva ridati, ma non era roba definitiva, lo sapevamo, perché era semplicemente un annullamento della sentenza con rinvio a giudizio, e quindi sapevamo che, dato che l'articolo 4 era ancora presente, poi dei punti te li avrebbero tolti. È stata una situazione paradossale, è stata una stagione stancante, è stata una stagione unica, è stata una stagione brutta, è stata una stagione faticosa, secondo me è stata proprio una stagione da dimenticare il prima possibile, che si conclude appunto con la Juventus al settimo posto. Ora so che la Juve al settimo posto fa un po' impressione, l'ultima volta che siamo arrivati settimi l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto, anche se in quel caso si veniva da 2 settimi posti consecutivi. È stata la seconda stagione consecutiva con 0 titoli, è stata una stagione in cui si poteva provare a vincere almeno per quanto mi riguarda l'Europa League, perché a un certo punto era arrivato ad avere secondo me una posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti. L'ennesimo rimpianto, l'ennesima partita questa sera che si è guardata con la consapevolezza che potevi fare quello che volevi, ma non dipendeva da te, perché ti eri già bruciato un po' troppi jolly, e ora non possiamo fare altro che metterci a sedere, ragazzi, e guardare cosa succede, perché adesso sì, dato che tutta sera sono stato a ripetere su Twitch che non aveva senso parlare di calciomercato, di futuro dell'allenatore, perché c'era una partita da giocare, la stagione è ufficialmente finita. È una grossa liberazione e sono contento che sia terminata questa stagione, perché ve lo giuro, è stata veramente una stagione
molto pesante, anche da commentare, da vivere insieme. Si è parlato molto poco di calcio e spero che in questo momento si possa ricominciare a parlare di calcio. Vedremo se Manna Giuntoli si incastrerà qualcosa, vedremo se l'allenatore nel post partita dirà qualcosa, vedremo. Per il momento posso soltanto dirvi che è tutto finito. Chiudo con un piccolo ringraziamento perché ho visto tanti commenti belli nell'ultimo video che avevo pubblicato questa mattina e quindi di questo vi ringrazio, davvero gentilissimi, non potevo fare altro che ringraziarvi perché è stato un momento brutto e vi siete stati vicino. Grazie mille.